Fermarsi e ripartire per rilanciare l'attività del consorzio universitario. Stop and Go, non solo il titolo del convegno organizzato dal Polo Civico, ma anche e soprattutto una riflessione per il rilancio della realtà universitaria nissena nella prospettiva del campus biomedico. Attorno al tavolo del Centro Culturale Polivalente Michele Abate, docenti universitari, rappresentanti dei cinque enti facenti parte del consorzio universitario, vale a dire il Comune, la Camera di Commercio, l'ex provincia regionale, il CEFAS e gli assessori regionali al lavoro e alle politiche sociali e all'istruzione universitaria, Gianluca Miciche e Bruno Marziano, hanno affrontato un lungo dibattito su come rilanciare un ente che potrebbe rappresentare un vero e proprio volano per lo sviluppo socio-economico della città. Non è così scontato, è un momento in cui le università stanno ripensando anche per nuovi vincoli e parametri ministeriali il decentramento. Noi riteniamo che per noi, come è stato negli ultimi anni, il decentramento è un arricchimento, un elemento fondamentale di quella capacità di mettere insieme le tre missioni, quella didattica, perché la presenza di una istituzione didattica nel territorio decentrato, nel territorio nisseno è importante, la ricerca, perché questo polo ha la possibilità di lavorare per le sue specializzazioni, quella medica e quella ingegneristica, verso una direzione che preveda anche la ricerca, che è un elemento importante per radicare l'università nel territorio, ma non dimenticando la grande occasione di stimolare la terza missione, cioè i rapporti dell'università col territorio. Allora, la nostra presenza universitaria io credo che debba andare nella direzione di rafforzare l'utilità dell'università a Caltanissetta, non soltanto per gli studenti e le loro famiglie, ma per la comunità più complessivamente, per il sistema produttivo, per il sistema economico, per il sistema culturale, anche non necessariamente universitario. È chiaro che avremo questo anno di transizione, perché fino al mese di settembre i liberi consorsi non avranno una loro gestione di natura politica, ci sono i commissari. Il ritorno alla gestione dei liberi consorsi da parte della politica ci garantisce che non ci sarà un solo libero consorzio che deciderà di uscire per ragioni finanziarie dai consorzi universitari.